Buon lunedì a tutti voi. Iniziamo la settimana con le anticipazioni di Daydreamer, le ali del sogno. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate. I nostri piccioncini si sono ormai riuniti e nessuno può separarli. Nemmeno Polean, che spalleggiata da Uma, tenta di rovinare tutto. La sorella di Igit, infatti, presenta il suo libro di ricette turche e durante l'evento si viene a sapere che è la ex di Jan. Il divieto ai giornalisti che fanno domande dice che con Polean non ha più nessuna relazione sentimentale, ma solo lavorativa, e in più ufficializza il suo fidanzamento con Sanem. Uma quasi si sente male. Intanto Leila e Osman, di comune accordo, hanno messo un punto alla loro relazione. Si sono lasciati, ma non sanno come dirlo a Diane e McBeth. Quest'ultima, infatti, non vede l'ora di vederli marito e moglie e non fa altro che parlare del matrimonio. Leila prova a dirlo anche ad Emre, dato che vorrebbe ricucire con lui, ma a causa di Melis non ci riesce. Tra le due ragazze si scatena una vera e propria guerra. È il compleanno di Jan. Sanem, con la complicità di Emre e dei suoi colleghi, gli prepara un bellissimo regalo, un libro pieno di fotografie che ripercorrono la loro bellissima storia d'amore. Anche Uma fa un regalo a suo figlio. La signora, commossa, dona a Jan una fotografia dove sono insieme, scattata tantissimi anni fa, e un paio di scarpine che lui indossava da piccolo. I due si abbracciano. Igit, sempre più geloso, non sopporta sentir parlare Sanem di Jan, che ogni volta esprime tutta l'ammirazione che prova nei suoi confronti. Il fratello di Polen, pur di tenere Laidin con sé e di non farla andare via dalla sua azienda, è disposto davvero a tutto, pure a tirare fuori il lato più cattivo e furbo del suo carattere. Dal canto suo, anche Gian è geloso, non sopporta che la sua amata passi del tempo con il suo capo. Leila vede Emre troppo vicino a Melis e si mostra molto infastidita. Il fratello di Gian nota il suo malessere e poco dopo va a parlarle. Le confessa che nei confronti di Melis non prova proprio niente, ha solo usato la sua presenza per farla ingelosire. Dice di essersi reso conto che si è comportato male e si scusa con lei perché vuole vederla felice. Leila prova a dirgli che lei ed Osman si sono lasciati, ma purtroppo non ci riesce. La ragazza comunque è felice. Ormai è chiaro che Emre non ha mai smesso di amarla. Sanem, sempre con la complicità dei suoi amici, prepara una festa a sorpresa per il suo amato. Per questo il suo comportamento è molto misterioso e alla fine Jan si fa prendere dalla gelosia e se la prende con Igit. Emre, per evitare altri casini, rivela tutto a suo fratello, ma gli chiede di far finta di niente perché non vuole deludere Sanem. Uma decide di intromettersi ovviamente per aiutare Polen, così telefona a Sanem e le chiede di poter festeggiare tutti insieme il compleanno di Jan. La donna, per convincere di essere in buona fede, va anche da McBeth e invita tutta la famiglia Aydin alla festa che si celebrerà a casa di Vit. Loro ovviamente accettano anche perché vogliono molto bene a Jan e gli comprano anche un regalo prezioso. Si fa sera e la casa dei fratelli di Vitti si riempie di gente pronta a far festa. Polen ha invitato alcuni vecchi amici di Gian e lui si dice felice di vederli. Al momento del taglio della torta, Sanem dà il suo regalo a Gian. Il libro pieno di fotografie porta il nome di Albatros ed è meraviglioso. Ma la nostra Aydin non sa che in realtà una grandissima sorpresa sta per arrivare per lei, perché Gian tira fuori un anello e dopo il consenso di Niat le chiede la mano. Lei risponde di sì. La coppia presto convolerà nozze. Uma e Polen ci rimangono male. Durante i festeggiamenti, Emre e Leila si ritrovano fuori da soli ed hanno finalmente l'opportunità di chiacchierare indisturbati. Leila finalmente dice al ragazzo che lei ed Osman si sono lasciati. La loro storia è ufficialmente terminata. Questa è una notizia bellissima per il fratello di Jan. Intanto, Ayane e Chey Chey fanno pace e si baciano. Il party finisce, ognuno torna a casa sua. Gli Aydin sono felicissimi per Sanem, Niat e McBeth. Adorano Jan e lo trovano perfetto per la loro amata figlia. Uma invece fa il contrario. La donna prende coraggio e dice a suo figlio quello che pensa. Non dovrebbe sposare Sanem, ma dovrebbe rivalutare Polen, che lo ama. Jan le dice di smetterla perché ama Sanem alla follia e i suoi occhi sono solo per lei.
La donna chiede pure ad Emre di aiutarla a vincere questa guerra, lui però le risponde di no, deve smetterla di cercare di separare Jean da Sanel. I due si amano e meritano di passare un futuro insieme, senza intralci. Uma si rende conto di essere rimasta sola, anche perché pure Paulin dà segni di cedimento. L'indomani mattina Leila finalmente riesce a parlare con i suoi genitori, allora annuncia che la sua storia d'amore con Osman è terminata. Macbeth ci rimane molto male, come lei anche Niat, il quale però dice a sua figlia che rispetta la sua decisione. Anche Osman riesce a parlare con sua sorella e le dice che il suo fidanzamento si è spezzato per sempre. Mentre Uma si riunisce con Igit, il quale come lei vorrebbe vedere due innamorati separati, i nostri piccioncini si ritagliano un momento tutto per loro. Vanno a pranzare insieme, ma finiscono anche col battibeccare perché Jean chiede nuovamente a Sanem di lasciare il suo lavoro e di tornare in agenzia. Lei però non vuole e gli prega di accettare la sua decisione. Quando i due fanno ritorno in agenzia, trovano una bellissima sorpresa. Deren, Cecei, Gulis e tutti i colleghi gli hanno preparato una festa per celebrare la loro promessa di matrimonio. Il locale si riempie di coriandolo e musica. Sanem e Jean si baciano davanti agli occhi sbarrati di Uma e Igit. Intanto, Emre coglie l'occasione per riavvicinarsi a Leila. È sempre più chiaro che i due non hanno mai smesso di amarsi. Jean e Sanem hanno un'idea geniale per far riavvicinare le loro madri. I due chiedono a Uma e Macbeth in modo separato di aiutarli ad organizzare il loro matrimonio, perché non hanno idee ed hanno bisogno del loro supporto. Le due donne accettano senza sapere che dovranno collaborare insieme. Nel quartiere dove vivono gli Aydin si celebra l'arrivo della primavera. Tutti gli abitanti si riuniscono per fare festa e naturalmente viene invitato anche Gian e la sua famiglia, oltre che a tutti gli amici di Sanem. Durante i festeggiamenti, Osman chiede a Leila di appartarsi un attimo perché deve darle una notizia. Le dice che per lavoro sta per lasciare Istanbul e che non sa quando ritornerà. Dunque ci prepariamo a dire addio a questo personaggio. La notizia della partenza di Osman spezza il cuore di Ayan, che annulla il matrimonio con Cheichei. Durante il banchetto, Macbeth e Uma si scambiano frecciatine e occhiatacce di fuoco, mentre Sanem e Jean si augurano che non scoppi una grossa lite anche lì. Mentre la festa va avanti e si mangia in allegria, un'auto di lusso irrompe nel quartiere. Arriva lo zio di Sanem e Leila, il fratello di Nia. Un uomo davvero molto particolare che mette gli occhi su Uma. Questo personaggio porterà scompiglio nelle vite dei nostri amati protagonisti. Infine, Leila ed Emre si ritrovano di nuovo soli, i due parlano ed esprimono l'amore che provano reciprocamente. Leila assicura ad Emre di amarlo ancora e di non aver mai smesso. La coppia è pronta a riunirsi. E con le anticipazioni di Daydreamer, le ali del sogno, ci fermiamo qui. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.